Penultima giornata nel girone F di Serie D che si apre oggi con tre anticipi. Tra questi il più interessante per le abruzzesi è il match della capolista San Benedettese sul campo del Roma City. Il Chieti protagonista di un altro big match di giornata domani a Campobasso in diretta su Rete 8. In casa neroverde il nuovo acquisto Caterino, classe 2005 proveniente dal Vasto Girardi, debutta sulla fascia sinistra mentre Spinelli ha salutato ed è passato al Mestre. Caterino favorito sulla Ziz per una maglia da titolare, con Canale che tornerà a giocare nel suo ruolo naturale a destra. Squalificato Alessandro Gatto, out Antignani, rientra a Postiglione. Chieti imbattuto finora con le grandi, ha pareggiato con Sambe Avezzano e vinto con L'Aquila e Roma City. Domani arbitra Teghille di Collegno. L'Aquila in casa contro il Termoli. È arrivato dal mercato Origlio, centrocampista classe 97 capace di giocare anche sulla corsia laterale mancina, cresciuto nel vivaio del Torino. Ai saluti, bacio Terracino. Proseguono le trattative per mettere a disposizione di Cappellacci altre due pedine di spessore come il portoghese Costa Ferreira, svincolato dall'Avezzano, e il difensore 2005 Pisciotta del San Marzano. Arbitra Muccignato di Pordenone. Domani a Fano l'Avezzano porta per la prima volta in panchina il nuovo difensore Damceschi, ancora out forte, Ferrazzoli verso la conferma dell'11 che ha vinto a Tivoli. La probabile formazione è biancoverde, Cultraro De Lorenzo Ferrani, De Silvestro, Roberti, Senesi, Onazzi, Verna, Rotondi, Filippini, Mascella. Arbitra Meta di Vicenza. Sul campo inviolato dell'Atletico Ascoli, 5 pareggi e una vittoria per i marchigiani, il notaresco prova a ripartire dopo l'ultimo KO casalingo. Bruno punta sull'esperienza di Formicone in difesa con Casella e Pulsoni. Gli altri nuovi acquisti, Francofonte e Ruggero, partiranno dalla panchina. Arbitra Montefiori di Ravenna.